settore che a mia esperienza da socio del Football Club Barcellona mi fa dire, mi farebbe dire che il Barça l'avrebbe già messa alle porte. Barça non l'ha trattata, ha capito subito che tipo, nel momento quando io ho raccontato questa cosa qui in radio e alla trasmissione La Tana dei Lupi, in cui ho dichiarato, guardate che nel momento in cui Sissoko faceva il giro delle sette chiese in Europa, arrivato a Barcellona, gli hanno fatto incontrare una figura della direzione del Barça di terza categoria, cioè, l'ultimo della direzione deportiva, e non gliel'hanno fatto incontrare dentro le stanze del club, e quello gli ha detto: guarda, il prezzo che ci presenti per noi è inaccessibile, non va bene. B, nel momento in cui la società a cui tu, il tuo giocatore sta, è d'accordo, allora trattiamo, che si sapevano che non era d'accordo. Ecco, quindi questo è il caso che io ai collegamenti telefonici che facciamo cercherò, contattando amici della radio, tifosi giallorossi, di sapere qual è il loro punto di vista su questa situazione. Poi ovviamente parleremo anche un po' della situazione della Lazio, e poi il Pampa Sozio, insomma, ci chiuderà con la sua raffica di grandi notizie del mercato. Intanto sul calcio giocato di ieri, insomma, alla fine il Torino, come abbiamo detto ieri, ha pareggiato 0-0 in Croazia, la Real Sociedad ha vinto poi 1-0, il Mönchengladbach ha vinto 3-2 a Sarajevo, e il grande sconfitto di ieri è stato il Lione, che perde a casa con l'Astra rumena, l'Al City che perde in Belgio 1-0, ma lo può recuperare questo punteggio. Ecco, questi erano un po' le cose di ieri. Poi non ci dimentichiamo che stasera alle 20:30 comincia il terzo turno di Ligue 1 con il Paris Saint Germain che va a casa dell'Evian, e comincia la Bundesliga con Bayern Monaco Wolfsburg, e qui sarà interessante anche capire poi gli sviluppi in base al risultato, alla prestazione del Bayern Monaco stasera, gli sviluppi di mercato, e poi sabato e domenica avanti con Liga, Premier e Bundesliga, ovviamente, che vanno avanti. Va bene, allora, da Barcellona c'è questa notizia che rimbalza e che fa infuriare i madridisti, perché il Barça chiede Di Maria al Madrid, chiede anche il prezzo. La risposta del Madrid è: no, a voi no, neanche vi ascoltiamo, a voi no, a tutti sì, ma a voi no. Xavi nella conferenza stampa dice: no, non rispondo a questa cosa. Di Maria è un grande giocatore, ma non rispondo a questa domanda fatta. Xavi nella conferenza stampa dice che lui sta bene là, più tutti i giorni che passano gli piace il progetto, gli piace Luis Enrique, gli piace il modo in cui si sta preparando la stagione, dice: non possiamo permetterci un altro anno senza titoli. Questa era la conferenza stampa del primo capitano del Barça quest'anno, il grandissimo Xavi Hernandez. È crollato il sito del Mundo Deportivo, quindi non possiamo leggervi le cose del mondo. Bene, allora andiamo nella prima stacco, e poi cominciamo i nostri collegamenti, i primi nostri collegamenti telefonici. Start the rock.
Stop the rock. Stop the rock. Stop the rock. Can't stop the rock. We can't stop the rock. Right.
Allora, eccoci di nuovo rientrati in diretta su RadioRomaFutura.it e il primo collegamento telefonico con Pierluigi Sernaglia. Pierluigi, ciao, buonasera. Ciao Massimiliano, ciao a tutti. Allora, Pierluigi è appena rientrato dalla Playa del Sol, una delle playe del Mediterraneo, ovviamente per motivi privati non diciamo dove stava, e l'abbiamo subito cooptato perché insomma l'idea di oggi della trasmissione è appunto Club del Football, è quella di sentire un po' di amici della radio, tifosi giallorossi, che poi io ritengo ovviamente che anche di football hanno un pedigree non indifferente, perché di certo quelli possono pure essere amici della radio, ma quelli che io ritengo che capiscono niente di calcio, caro Pierluigi, non li chiamo, insomma, questo è fuori ombra di dubbio. Ti ringrazio per la stima. No, io volevo sapere da te su questo fatto di Benatia, no? Io ho spiegato un po' tutta quanta la situazione, questa situazione che è successa, che la Roma sta cominciando a raccontare a vari giornalisti di questa forte litigata il giorno della presentazione sia con Sissoko e con il ragazzo, con Benatia che ormai non si ferma più neanche a salutare i tifosi, Benatia che non sta nella lista dei convocati per Atene domani nell'amichevole, Benatia che comunque tutti in Europa dicono vale troppo la richiesta della Roma del cartellino, vale troppo la richiesta del procuratore per l'ingaggio. Io da te vorrei sapere che idea ti sei fatto e poi da tifoso come ci stai rimanendo, perché questo era il terzo capitano della S Roma. Ma guarda, io a parte il capitano ce n'è uno, esatto. Uno e mezzo, quindi finché c'è lui che è un altro tipo di persona, un altro tipo di uomo, però vabbè, l'argomento degli ultimi giorni è appunto il comportamento di questo giocatore, che insomma sì, un gran bel giocatore, perché non la coppia centrale della Roma nell'ultimo campionato, lui, Benatia e Castan, insomma, ha dimostrato di essere bella, così come appunto lui stesso è. Però ecco, ricordiamoci che fino all'anno scorso giocava in una con una cosiddetta provinciale, che poi insomma l'Udinese è una gran bella squadra, cioè, certo tipo di politica solidaria da anni, che insomma ecco, fa crescere i giocatori e poi li dà via, li vende a 600.000 euro l'anno. Insomma, sei arrivato il primo anno, insomma, sei forte, hai fatto un bel campionato, però bisogna insomma ancora, credo che Benatia debba ancora dimostrare tanto. Io mi ricordo giocatori bandiere vere, perché